Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, siamo arrivati al 15° episodio di La strada per Luma. Allora, abbiamo un altro pianeta da salvare, quindi diamoci dentro. Eccoci qua. Allora, il nostro Sam ha già per le mani un marchingegno che noi possiamo usare ad esempio per chiudere questa turbina che inquina tanto. Ok, allora, mentre cos'è? Guardate, c'è un golem in basso a sinistra. Adesso, se riesco ad attivare, perfetto. Allora, abbiamo chiuso la turbina ed è comparsa una manopola. Con la manopola facciamo ruotare il pianeta fino a quando. Ok, praticamente noi dobbiamo costruire il nostro percorso basandoci sui tubi. Vedete che appena adesso abbiamo fatto incontrare due tubi dello stesso colore, colore azzurro, diciamo. Ma qui ce n'è un altro anche di colore blu. Dov'è? Eccolo lì. Sulla destra. Quindi ci sono più tubi, dobbiamo farli combaciare per proseguire nella missione. Eccolo lì, vedete, adesso abbiamo trovato l'altra parte, l'altro tubo blu. Ma ce ne sono anche di colore verde. Cavoli, ragazzi, non sarà facile. Però sapete cosa vi dico io? Una alla volta chiuderei tutte le turbine. Perfetto, ed è comparsa un'altra macchina. Però supponiamo per un momento di lasciarla là. Allora, dobbiamo caricare la batteria, abbattere la diga e fare in modo che l'acqua possa proseguire. Allora, riprendiamoci la batteria. Ok, prendiamo la pala eolica e dobbiamo riuscire a metterla lì, vedete, dove c'è la folata di vento. Che giro facciamo? Allora, adesso il cancello per il momento non credo lo apriamo, però dovevo prendere il marchingegno che avevamo sbloccato poco fa, credo. A meno che non sia possibile caricare la batteria lì. Allora, proviamo a far combaciare. Niente, prima devo ritrovare la manopola perché l'ho persa. Come prima cosa. Ok, adesso facciamo combaciare i tubi blu e si forma un altro percorso. Giusto? Giusto. Giusto. Ah, ok, siamo ritornati dove c'era il cancello. Allora, proviamo con i tubi verdi. Ecco qui. Bene, bene. Sì, però bisogna caricare la batteria. Allora, riprendiamo questa. Prendiamo la batteria, chiudiamo questa valvola che inquina e
Aspettate che non riesco a... Ok. Benissimo. Allora, abbiamo la lancia solare. Con la lancia solare apriamo il cancello. Vedete, basta posizionarlo qui. Benissimo. Ora prendiamo la pala eolica perché aprendo quel cancello riusciremo a raggiungere, vedete, la folata di vento, il che è perfetto. Così poi carichiamo anche la batteria. Ok, batteria. Meraviglioso. Ora possiamo abbattere la diga, in teoria. Vediamo. Infatti, così l'acqua può scorrere. Adesso non so perché. Ci sono altre dighe. Dobbiamo provare a cercarle. Ma in teoria l'acqua dovrebbe scorrere. No, non scorre perché non è arrivata nel lago. E noi fino adesso abbiamo dato energia pulita a una sola casa. Quindi cos'altro c'è da fare? Qui c'è un'altra casa, vedete, ma c'è anche un impianto lì. Vediamo un po'. Ragazzi, non vedo più niente. O meglio, non vedo altre macchine da utilizzare. A parte quella che c'è qui, che sta nel lago, però dobbiamo far arrivare lì l'acqua. Allora, però mi serve il tubo di questo colore. No, aspettate, ho sbagliato tutto. Gira, gira. Gira ancora un po'. Ok. Bene. Bene. Allora. Qui che cosa c'è? Ah, ecco, adesso possiamo, ok. Perfetto. Un altro pianeta salvato. È solo una mia impressione o questa galassia inizia a sembrare un pochino più luminosa? Eh no, a forza di ripulire i pianeti, tutto sommato stiamo facendo anche un buon lavoro, dai. La civiltà Croma potrà presto tornare a casa. Bene ragazzi, allora, avendo completato questa missione, si conclude anche il video. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sui miei social, pagina Facebook e profilo Twitter e Instagram, trovate come sempre il link in basso in descrizione. Buon proseguimento a tutti, noi ci vediamo più avanti con un altro video.